Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Probabilmente tutti hanno visto un film dell'orrore. Sono abbastanza spaventosi per molti, ma lo sapevi che alcuni sono persino basati su eventi realmente accaduti? Naturalmente, se è successo qualcosa nella vita reale, anche questo aumenta notevolmente il fattore paura. Nel video di oggi ti mostreremo 20 film horror basati su storie vere. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Lo sapevi che la bambola Chucky del film La bambola assassina esiste davvero? Eccoti Robert Doll, che secondo quanto riferito è stato dato al suo primo proprietario, Robert Eugene Otto, da una donna specializzata in voodoo. Robert divenne ossessionato dalla bambola e nella sua casa si verificarono incidenti spaventosi. Oggi la bambola è in un museo, ma anche esserci vicino è distruttivo. I visitatori affermano che solamente mancandole di rispetto vengono colpiti da disgrazie e tragedie. Numero 19. Il film Paura primordiale del 2007 ruota attorno a un gruppo di giornalisti che si reca in Burundi per filmare e catturare un coccodrillo del Nilo mangiatore di uomini. Questo evento è una storia vera, poiché il coccodrillo su cui è basato il film si chiama Gustav e si dice che fosse lungo 26,1 metri e pesasse 900 kg. Immagina incontrarlo in acqua. Numero 18. Tutti conoscono il popolare film horror del 1984 Nightmare on Elm Street con Freddy Krueger. Si dice che Freddy Krueger sia basato su un articolo dell'LA Times. Un bambino rifugiato della Cambogia non ha osato dormire per paura di essere attaccato e di non svegliarsi mai dal suo incubo. Ed è esattamente quello che è successo nella vita reale, un fenomeno che ha condiviso con dozzine di rifugiati del sud-est asiatico e Hong Kong negli anni 80. Numero 17. Il film horror e il romanzo del 2007, La ragazza della porta accanto, erano basati sulla morte dell'adolescente Silva Likens del 1965. A differenza del film, l'assassino non era sua zia, ma la sua amica Gertrude Banizewski. Questa donna era la vicina e ha preso di mira i suoi figli. Secondo diverse persone, il film sarebbe stato mite rispetto a quello che ha passato Silvia. Numero 16. Per 13 mesi, la vera città di Point Pleasant negli Stati Uniti ha subito avvistamenti ed eventi terrificanti che si sono conclusi con una tragedia e il crollo di un ponte. Il film Mothman Prophecies parla di un personaggio interpretato da Richard Gere che ha visto una creatura alata alta quasi 3 metri apparire vicino al ponte. I cittadini hanno detto che la creatura li ha avvertiti di una tragedia. E quando ciò accadde, la creatura scomparve, per non essere mai più vista o sentita. Numero 15. Open Water è un film horror del 2003, in cui viene mostrata la paura del vasto oceano blu, quando nessuno è in giro per aiutarti. Gli unici sono gli squali assetati di sangue che aspettano di darti un morso. Questo ci porta alla scomparsa della coppia americana Tom e Eileen Lonergan, che sono stati visti l'ultima volta mentre si tuffavano nelle acque infestate dagli squali della grande barriera corallina australiana. Settimane dopo, i loro effetti personali furono trovati su una spiaggia deserta. Numero 14. The Conjuring è un film horror con Ed e Lorraine, e se hai visto questo film, speri che questa storia non sia mai accaduta nella vita reale. Ma così è stato. La vera storia racconta la famiglia Perron, che ha affrontato fantasmi sia innocenti che seri nella loro fattoria. Durante le ricerche della storia, riguardo la loro casa, hanno scoperto che la famiglia precedente era scomparsa in circostanze misteriose. Hanno riferito di eventi spaventosi, tra cui l'odore di carne in decomposizione. Numero 13. Si dice che il film horror del 2006, Le colline hanno gli occhi, sia basato su eventi cannibalistici della vita reale. La storia parla della famiglia Sonny Bean. Inizialmente si pensava che la strada per la loro città fosse infestata dai fantasmi a causa del numero di scomparsi. Il clan, però, come descritto nel film, ha raccolto i viaggiatori nell'area che hanno designato come terreno di caccia e poi li hanno cannibalizzati in una grotta. Si dice che più di 1000 persone siano state vittime delle loro pratiche crudeli e malvagie.
numero 12. Molte persone probabilmente erano terrorizzate dopo aver visto il film It del 2017. Si dice che il clown del film, chiamato Pennywise, sia basato sul serial killer John Wayne Gacy. Tra il 1972 e il 1978 le sue vittime includevano almeno 33 uomini e ragazzi. Per tutta la vita si è nascosto con il pretesto di un'attività di buste paga mentre si esibiva come clown in occasione di eventi per bambini. I suoi personaggi, Patch e Pogo, lo hanno aiutato a nascondere i suoi crimini. Numero 11. Shining è un film horror del 1980 ispirato al libro horror di Stephen King e alla sua esperienza con lo Stanley Hotel. Quando lui e sua moglie sono rimasti nella stanza 217, hanno assistito al fantasma di un addetto alle pulizie che spingeva i loro bagagli in giro, oltre ai ragazzini che correvano nei corridoi. Altre persone hanno anche confermato che c'erano luci che si accendevano e si spegnevano da sole, cose in movimento, risate dei bambini e altre attività spirituali al quarto piano dell'hotel. Numero 10. Il film Dracula del 92 di Bram Stoker è stato ispirato dalla vita del sovrano Vlad l'Impalatore, che viveva in Transilvania, l'odierna Romania. Questo sovrano medievale era noto per ordinare l'impalamento di centinaia se non migliaia di sassoni, boiardi e turchi. Si dice anche che si era goduto una cena gioiosa in una foresta di nemici impalati. Numero 9. Il film Annabelle è basato sulla vera bambola Annabelle. Sebbene manchi della pelle di porcellana e degli occhi feroci della versione cinematografica, in qualche modo il suo aspetto sembra ancora più sinistro. Attualmente è esposta in un museo dell'occulto. La storia coinvolge una bambina di 7 anni di nome Annabelle Higgins, che è stata trovata nella casa di famiglia dove la bambola ha terrorizzato il luogo nel 1970. Gli esperti affermano che fosse posseduta dal demonio. Si dice anche che la bambola sia stata responsabile di numerosi attacchi, due dei quali quasi fatali, ed aver lasciato dei bigliettini con la scritta "Aiutami". Numero 8. Il film Il silenzio degli innocenti del 91 con protagonista Hannibal Lecter era letteralmente basato sul comportamento di un sociopatico e sulla sua preferenza a mangiare le sue vittime. Il vero Hannibal Lecter, Alfredo Balì Trevigno, iniziò uccidendo il suo amante per poi passare agli autostoppisti. Anche nella sua forma più violenta e durante la sua incarnazione è stato descritto come innegabilmente affascinante. Numero 7. L'esorcista è un film terrificante ed è basato su Roland Doe, la cui avventura nel mondo degli spiriti è iniziata con una tavola Ouija. Ha riferito di aver sentito graffi sui pavimenti e sulle pareti della sua stanza e alla fine è impazzito nella sua testa. Di giorno era calmo, ma di notte urlava e cadeva in uno strato di trance. I sacerdoti credevano che fosse posseduto da 10 demoni. Numero 6. Orrore a Amityville è un film in cui un uomo di nome Ronald DeFeo ha fatto il maggior numero di vittime a Long Island in body terribili. Nella sua confessione ha descritto tutto con dettagli raccapriccianti. Un anno dopo, la coppia sposata George e Katie Lutz acquistò la casa. Tuttavia se ne sono andati dopo solo un mese, sostenendo che fosse infestata dai fantasmi. Numero 5. Scream è un franchise di film horror americani in cui un vagabondo noto come Gainesville Ripper rende pericolosa una foresta. Lo squartatore di Gainesville è basato su Danny Rowling, che ha trascorso regolarmente tempo in prigione nell'anno 1990, viaggiando attraverso il paese alla ricerca della sua prossima vittima. Tuttavia, ti risparmieremo le storie di sangue. In seguito ha incolpato la sua azione su una personalità alternativa chiamata Gemelli, ma gli esperti affermano che capiva tutto di ciò che faceva. Numero 4. An American Haunting è un film horror del 2005 su una delle storie di fantasmi meglio documentate. La storia di una famiglia di coloni è ambientata lungo il fiume Rosso del XIX secolo. Tra il 1817 e il 1821 furono perseguitati da un fantasma che si identificò come la strega di Kate Butts, una vicina di John Bell. Il fantasma, chiamato The Bell Witch, si divertiva di più a tormentare John e sua figlia. Il settimo presidente degli Stati Uniti,
Andrew Jackson una volta disse che avrebbe preferito combattere l'esercito britannico piuttosto che affrontare la strega della campana. Numero 3. Il film horror The Strangers del 2008 era basato non su uno, ma su tre eventi reali: gli omicidi della famiglia Manson, gli omicidi di Cathy Cabin del 1981 e infine l'esperienza del regista Brian Bertino da bambino, quando qualcuno bussò alla sua porta quando lui era a casa da solo e chiedendo di qualcuno che non c'era. Questo incontro in seguito si è rivelato essere una strategia di rapina che lo ha segnato mentalmente per tutta la vita. Numero 2. Il film Zodiac del 2007 è basato sull'omonimo serial killer che ha afflitto la California del Nord tra il 1968 e il 1969. Le autorità della California hanno ricevuto lettere, codici e persino telefonate dall'uomo, ma non sono mai riuscite a catturarlo. Le sue lettere erano sempre firmate e di solito iniziavano con «Qui parla lo Zodiaco». Decifrarle rivelava cose come è così divertente e quando gli piacesse ferire le persone. Numero 1. Questa storia vera ha ispirato non solo il film Psycho, ma anche il massacro in Texas e persino parti del Silenzio degli Innocenti. Ecco Ed Gein, un serial killer associato a due soli omicidi. Eppure le autorità hanno trovato un'allarmante collezione di teschi umani insieme a mobili e vestiti, realizzati con parti del corpo e pelle presumibilmente realizzati da lui. Tuttavia, il vero Gein ha detto di averli trovati mentre scavava nelle tombe delle donne. Qual è il tuo film horror preferito? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.